Buonasera, gentile pubblico di Un Occhio per Tutti. In questa puntata ci occuperemo di violenza selvaggia che cresce in città, un fenomeno che più che incutere timore ci fa riflettere, perché oggi un giovane aggredisce senza motivo, senza una ragione particolare. Lo andiamo a chiedere proprio ai sulmonesi. Cosa può spingere oggi un giovane a fare violenza? Perché la disoccupazione che c'è e dove vanno? I soldi servono. E purtroppo che fa? I giovani oggi non hanno prospettiva, studiano, io ho due figli laureati, tutti e due disoccupati, ma può essere una cosa questa? Non è. L'ozio, che non ha impegno, e poi è nulla perché non lavora, che se lavorasse, se ci avesse impegni si comporterebbe meglio. La mancanza di quattrini, perché non hanno lavoro e purtroppo si drogano e si spingono a qualsiasi violenza del mondo. E la crisi che c'è nel mondo porta la gioventù alla rovina. Sul mondo da un po' di tempo effettivamente si stanno creando situazioni non sempre piacevole, c'è da augurarsi chiaramente, da fare voti proprio, perché tutto ritorni nella normalità, perché non si capisce come una cittadina bella come questa, città d'arte e cultura, piccola o un video piccola, e non debba stare o non dobbiamo stare tranquilli. È stato sempre comunque questo episodio, non è che ci stanno soltanto adesso. In quest'ultimo periodo di più, come mai secondo lei? Non lo so, penso che sarà il fatto economico, che la gente è senza soldi, quindi diventa più violenta. No? Sinceramente non ho mai visto gente che si accapigliasse, che si manasse, che facesse atti di violenza. Sul giornale si sentono queste cose. C'è violenza perché il giovane si trova disadattato, non c'ha lavoro, non c'ha niente, punto. E ricorre all'alcol, alla droga, a tutte queste cose qui, perché comunicano con amici che si drogano pure, però io penso che la cosa principale è il lavoro. Il disagio sociale quindi provoca e aumenta la violenza, il giovane diventa protagonista in questo modo? Certo. In un modo fallace però. Sì. Io guarda, 70 anni fa e non c'era questo problema, 70 anni fa, il regime di 70 anni fa, perché chi voleva lavorare lavorava, lo Stato ti aiutava, invece adesso no, se hai conoscenze lavori, se non hai conoscenze, se non hai appoggi non fai niente, vai all'estero a lavorare. Mona è la più bella cittadina d'Italia, calma, bella, si vive in pace. Confronto a tanti altri posti, sul mondo è un paradiso. Questa è un'indagine sociale che evidentemente fa riferimento a fatti concreti, ci riferiamo all'aggressione di un giovane a danni di una signora che risale a qualche giorno fa e a taluni episodi che sono accaduti dal 13 al 18 aprile 2014. In merito a questo argomento abbiamo intervistato il capo della squadra mobile dell'Aquila, Maurilio Grasso. Vediamo. Suona l'allarme sociale a Sulmona, facciamo il punto della situazione. Sì, ci sono degli episodi di aggressione che sono avvenuti in questa città. E dispiace il fatto che magari questi episodi, che giustamente possono creare allarme sociale alla gente, siano dovuti a futili motivi, quindi a cause non di natura magari particolare, ma solamente perché qualche soggetto è pregiudicato, fa uso di sostanze alcoliche oppure di altro tipo di sostanze stupefacenti, magari come assuntore, e quindi alla minima lite si viene alle mani. A volte però bisogna stare sempre attenti e risolverli subito, come il commissariato ha fatto, perché sennò si rischia che possano sfociare in episodi più gravi.
Denunce seguite per lesioni, minacce e favoreggiamenti. Aumenta la percezione della gente di questi reati e credo che ciò dovrebbe spingere anche a intensificare i controlli da parte dell'autorità giudiziaria. Sì, assolutamente. Noi sentiamo che la gente dall'Aquila, sul Mona, da Vezzano, dato che io comunque mi occupo di polizia giudiziaria di tutta la provincia, ha un senso di percezione di insicurezza che va aumentato, è aumentato negli anni. Questo penso sia in tutta Italia comunque, e va affrontato, vanno prese delle misure per contrastare questo senso, aiutare la gente a sentirsi più sicura. Sicuramente i controlli da intensificare della polizia, delle forze dell'ordine possono risolvere il problema, diminuire la crescita della violenza per quanto riguarda l'impatto emotivo. Resta aperto però il problema dell'omertà che purtroppo a Sulmona e nel nostro territorio è presente. Grazie per essere stati con noi per argomenti sociali da trattare e per suggerimenti. Il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso: onda tv sulmona@yahoo.it. È tutto per questa puntata. L'appuntamento con la nostra rubrica sociale è su Onda TV. Buona serata a tutti!